Insieme a Calaione, le intenzioni dei dirigenti rossazzurri dovrà provare a spingere il Catania in alto e a far di nuovo innamorare i tifosi etnei della squadra. Alessandro Rosina è assistito dal fratello procuratore Fabrizio. Confermo l'interesse del Catania per Alessandro, però in questa circostanza, allo stato attuale, occorrerà monitorare in primo luogo la situazione del Siena ai fini dell'iscrizione al prossimo campionato. La situazione economica del Siena non è di certo buona, le tappe dunque. Dopo le comproprietà, appuntamento fra Rosina e la società bianconera, si definirà il prezzo, il giocatore ha un anno di contratto e poi ci si siederà con la dirigenza catanese. La dirigenza ha un progetto molto, molto ambizioso. Il Catania è in atto di partenza e può essere considerata come la società con le ambizioni comunque più forti per andare in Serie A. Vi faccio una frase che è di Alessandro. Giocare in Serie B non significa che retrocedono le qualità di un calciatore, retrocede soltanto la categoria nella quale si disputa il campionato. Il Catania intanto fa cassa, il Chievo valuta 1 milione Maxi Lopez e la società etnea risparmierà sull'ingaggio, mentre su Pavoletti, che per giorni era stato accostato al Catania, adesso c'è anche il Palermo. Per la difesa rossa-azzurra spunta il nome di Maicon della Regina e di nomi ce ne sono anche sul taccuino di Maurizio Pellegrino, che oggi sarà a Latina, per vedere il ritorno della finale playoff fra Pontini e Cesena all'andata 2-1 per i romagnoli. Infine, con la Samp è stata rinnovata la compartecipazione di Fedato. Se non ci saranno ulteriori trattative, il giocatore andrà in ritiro con i blu cerchiati.